Fiabe per bambini. Audio storie dai 0 anni in su. Paradiso e inferno. Dopo una lunga e coraggiosa vita, un valoroso guerriero giunse nell'aldilà e fu destinato al paradiso. Era un tipo pieno di curiosità e chiese di poter dare prima un'occhiatina anche all'inferno. Un angelo lo accontentò. Si trovò in un vastissimo salone che aveva al centro una tavola imbandita con piatti colmi di pietanze succulente e di golosità inimmaginabili. Ma i commensali, che sedevano tutto intorno, erano smunti, pallidi, lividi e scheletrici da far pietà. «Com'è possibile?» chiese il guerriero alla sua guida. «Con tutto quel ben di Dio davanti!» «Ci sono posate per mangiare, solo che sono lunghe più di un metro e devono essere rigorosamente impugnate all'estremità. Solo così possono portarsi il cibo alla bocca», disse l'angelo. Il coraggioso guerriero rabbrividì. Era terribile la punizione di quei poveretti che, per quanti sforzi facessero, non riuscivano a mettersi neppure una briciola sotto i denti. Non volle vedere altro e chiese di andare subito in paradiso. Qui lo attendeva una sorpresa. Il paradiso era un salone assolutamente identico all'inferno. Dentro l'immenso salone c'era un'infinita tavolata di gente seduta davanti a un'identica sfilata di piatti deliziosi. Non solo, tutti i commensali erano muniti degli stessi bastoncini lunghi più di un metro da impugnare all'estremità per portarsi il cibo alla bocca. C'era una sola differenza. Qui la gente intorno al tavolo era allegra, ben pasciuta, sprizzante di gioia. «Ma com'è possibile?» chiese stupito il coraggioso guerriero. L'angelo sorrise. «All'inferno ognuno si affanna ad afferrare il cibo e portarlo alla propria bocca, perché così si sono sempre comportati nella loro vita. Qui, al contrario, ciascuno prende il cibo con i bastoncini e poi si preoccupa di imboccare il proprio vicino». Questa è la morale della storia. Paradiso e inferno sono nelle tue mani ogni giorno. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.